Ciao, io sono Giulia e questo è uno dei video della serie Impariamo a fare pubblicità su Instagram e Facebook. Vi darò dei consigli pratici per non impazzire con il business manager. In questo video voglio rispondere alla fatidica domanda: chi deve gestire l'account pubblicitario? Ci fanno molto spesso questa domanda perché è capitato che dei clienti facessero queste due cose. O ci davano le credenziali del loro account personale di Facebook, ma qui c'è un problema di privacy perché poi un'altra persona ha accesso ai tuoi dati personali. Oppure è capitato che creassero un account fake proprio per gestire la pagina e la pubblicità su quella pagina. Rischiosissimo perché se Facebook nota delle anomalie e quindi reputa, insomma, falsi dei dati, è probabile che possa chiudere l'account in modo permanente. A noi è successo, abbiamo fatto un test e effettivamente Facebook ci ha limitato l'account pubblicitario, proprio non ce lo faceva creare dal business manager, proprio perché avevamo fatto un account da zero, creando subito una pagina a questo scopo. Quindi capiamo una volta per tutte chi deve gestire il business manager e come impostare a livello pratico, quindi dentro le impostazioni del business manager, questa cosa. L'amministratore o gli amministratori della pagina possono, fa anzi devono, far entrare nel business manager l'account personale, quindi l'account della persona fisica che gli andrà a gestire l'advertising su Facebook e Instagram. Quindi io, Giulia, che sono già amministratrice della pagina di Guido, posso aggiungere altre persone, una a caso Stefania, e quindi faccio vedere come appunto fare questa cosa sul business manager. Allora, siamo all'interno del business manager, del mio business manager, infatti c'è scritto buon pomeriggio Giulia. Tutto a sinistra, in basso, andiamo a cliccare questa rotellina delle impostazioni. Vai, ok, impostazioni business e ci apre subito appunto sotto utenti qua persone. Queste qui sono le persone che hanno accesso al business manager di Guido. Quindi per aggiungere Stefania clicchiamo su questo tasto aggiungi. Qua dobbiamo inserire la mail che Stefania utilizza per accedere al proprio account personale di Facebook. Qua possiamo scegliere se dargli un accesso da dipendente o un accesso come amministratore. Se state aggiungendo un consulente e volete dargli il pieno appunto accesso, la piena libertà di movimento all'interno del business manager o dell'account pubblicitario, potete selezionare amministratore. Qua ci sono anche delle opzioni avanzate in base appunto agli accessi che volete dare al vostro consulente, quindi se per esempio può gestire da solo anche il cambio metodo di pagamento, fatturazione, eccetera, potete anche selezionare editor dei pagamenti. Quindi facciamo avanti e vi si apre questa finestra. In questa finestra vi chiede di selezionare quali sono i ruoli che volete dare alla persona. Per esempio, per quanto riguarda le pagine, se volete dargli accesso limitato al contenuto, ai messaggi, alle inserzioni, eccetera, oppure l'accesso completo. In questo caso abbiamo pieno controllo. Queste sono comunque le pagine Facebook, ok? Per esempio, qua possiamo mettere HelloBits, non so, è questo che è praticamente il nostro account, la nostra pagina di Facebook di Guido, Enrica in realtà. Ecco, cosa importantissima: account pubblicitari. Bisogna selezionare l'account pubblicitario al quale vogliamo dargli l'accesso, quindi con il quale questa persona può fare sponsorizzazioni in autonomia. Probabilmente se la vostra pagina ha soltanto un account pubblicitario, vi uscirà insomma soltanto l'account pubblicitario della vostra pagina e lo selezionate. Quindi gestisci campagne, eccetera, possiamo dargli il pieno controllo anche qui. Gestisci l'account pubblicitario. Cataloghi, se avete dei cataloghi appunto, uno shop anche su Facebook, insomma,
potete dare i vostri accessi, app, il Pixel. Ecco, il Pixel è importantissimo anche, quindi gli diamo accesso ai Pixel che vogliamo. Anche qua probabilmente, se la vostra pagina avete soltanto un Pixel, vi uscirà soltanto uno, e quindi ricordatevi di selezionarlo. Gestisci Pixel, account Instagram, eccetera. Ecco qua, non voglio metterlo. Invita. Quando abbiamo dato tutti i ruoli che volevamo dare a Stefania, clicchiamo su invita. Benissimo, adesso sarà arrivata a Stefania una mail d'invito a gestire il business manager. Quindi, se siete dei consulenti e dovete gestire l'advertising di qualche attività, oppure siete l'attività stessa che vuole far gestire la propria pubblicità ad un consulente, mi raccomando, non facciamo queste due cose. Uno, non creiamo account fasulli a questo scopo, perché se Facebook ci scopre, se Facebook capisce che c'è qualcosa che non va, potrebbe limitare l'account in modo permanente, anche l'account pubblicitario legato alla pagina. E altra cosa, non date le credenziali del vostro account personale, o comunque non fatevi dare le credenziali dell'account personale dell'amministratore della pagina, perché c'è tutta poi quella questione di privacy. Quindi cosa da fare? Farvi aggiungere al business manager dall'amministratore o gli amministratori, insomma, della pagina con il vostro account personale di Facebook. Se avete commenti da farci a riguardo, scriveteli pure qui sotto il video e saremo felici di rispondervi. E se non volete perdervi altri video di questa serie per imparare a fare pubblicità su Instagram e Facebook, seguite il canale. Ciao! Perché poi fa. Se non ti Non stavo respirando. Ma che cazzo dico? Capirò tantissimo cosa ho scritto. Mi è venuta l'ansia con la stufa adesso. Ci arriva questo. Porca. Perché Facebook? Comunque, secondo me puoi fermarti a dire che abbiamo Ma mi fatto un sembrava così test. semplice questo. Non lo so. Queste due cose. Ciao.